raccomando, Vanessa, non fare i dispetti ad Anastasia. Anastasia, Anastasia, ti devo dire una cosa, vieni con me. Vieni, vieni. Ma Anastasia, calmati. Non le rompere niente, perché giuro che esco, vado al Toys e le compro il Toys intero, eh. Smettila di fare i dispetti a tua sorella e di farla arrabbiare, perché domani tu cosa dovrai iniziare? Cavallo. Cosa? Cavallo. Domani inizi il Grest a cavallo, e se continui così a cavallo non ci vai. One eternity later. Oh, mi sembrate quasi due sorelline normali che vanno d'accordo. Tu vabbè, sulla schiena di tua sorella. Stai facendo merenda? Oh, che carina, gli dà anche la merendina. Ma hai visto quanto è brava tua sorella? Ti sta dando anche la sua merenda. Sì, lo so che ce l'hai anche te, però intanto lei ti sta offrendo la sua. Bravo amore, bravissima. Non litigate più, eh. Oh, finalmente vi siete calmate. Avete fatto pace? No. Sì. Cosa hai detto? Sì, sì, sì. Siete tranquille, non litigate più? Sì. Allora, se siete tranquille e non litigate più, vi preparo una merenda super. La crostata alla Nutella. Sì, 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 sì. Contenta? Leggermente contenta? Però non vi voglio più vedere litigare, okay, d'accordo? Va bene, vado a farla. Appena sento che litigate, interrompo la preparazione e butto tutto nella spazzatura. Non sei più mia amica. Perché non è più tua amica? Scherzo, niente, non caso si può fare. Cioè. No, no, gli scherzi si possono fare. Anzi, a dopo. One hour later. Eccole qua, le mie bambine che non hanno più litigato. E come promesso è arrivata la crostata alla Nutella. Com'è? Mangia davanti al piatto, Anastasia, perché altrimenti ti cade tutto. È buona? È uscita bene? Pensa che ti sono usciti anche i baffetti bianchi. Anche a te. Brava, avete visto non litigare? Che ha i suoi frutti. Adesso la mangio anch'io, deve essere squisita. Sono stata brava? Sì. Eh? Sono la mamma più brava del mondo? Okay. Non ho capito, scusa. Sì. Scusa, aspetta, non ho capito. Cos'è che hai detto? Cos'è che hai detto? Sì. So. Sì? Sei sicura? Sembrava di aver sentito un no. Ragazzi, mi sembrava di aver sentito un no da parte di Anastasia. Confermate, perché se confermate non farò mai più una crostata alla Nutella per Anastasia. Scrivetemelo nei commenti, mi raccomando. Bimbe! Bimbe, basta! Vi avevo fatto la crostata e mi avevate promesso che non litigavate più. Stavate litigando. Ok, brave. Allora, Vanessa, domani devi andare a centro estivo. A Ippica, sì, cavalli, per la prima volta galopperai un cavallo, cavalcherai un cavallo, e quindi è ora di andare a nanna. Avete sonno? No. Tu sì? No. Ecco, infatti, allora guarda. Vado a dormire. Vai a dormire. Ciao. E tu, Anastasia, invece vieni con me, andiamo alla... accidenti. Buonanotte, amore, a domani. Domani mattina ti devo svegliare presto, non sei più abituata, quindi cerca di sollevarti dal letto il prima possibile. Ciao. Ciao. Lentini, prepariamoci per la nanna. Prendi lo spazzolino. E noi domani cosa facciamo tutto il giorno da sole? Giochiamo. Giochiamo. All'ascondino, 1, 2, 3 sole, poi giochiamo a carte. Wow. Possiamo fare la lotta con i cuscini. Possiamo fare la lotta con i cuscini. Sì, domani giochiamo. Mattina dobbiamo uscire, anche io e te e Daniel. Facciamo anche la lotta con i cuscini, ok? Sì, non è che mi piace molto la lotta con i cuscini, però vabbè. Che devi che sei in faccia, pum, pum, pum. A me? E tu mi picchi a me? Sei capace? Sì. Possiamo giocare anche con Daniel. Quando Vanessa. Sì, guarda cavallo, guarda cavallo. Ok, bravissima amore. Adesso andiamo piano piano, in silenzio, a mettere il pigiamino e poi a nanna, ok? Dai. Rani, vado un attimo in camera a cambiarmi. Tu nel frattempo vai a mettere il pigiamino, va bene? Sì.
mani? Hai messo il pigiamino? Sì. Ma cosa hai in mano? Ah! Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Niente, torna a dormire, torna a dormire. Niente. Ninao. Perché? No. Fammi vedere cosa hai fatto. Gli hai tagliato i capelli. Cosa hai fatto, Anastasia? Cosa hai fatto? Ma sei matta, se ti becca. Ciao. Dammi quel caso. Cosa? Dammela. No, ma è mio. Ma no, non ti devi preoccupare. I capelli crescono, cresceranno di nuovo e... Cosa avete fatto? Non vi rendete conto? Ma non sono stata io, è stata lei. No, è stata lei. Giuro, guarda. E sono tua mamma, voi litigate tutto il giorno, quindi è molto più probabile che sia stata lei. E questi capelli? Niente, sono capelli tuoi, miei, perché ho avuto uno spavento prima mi sono spaventata tantissimo, mi sono caduti i capelli. No, vabbè. No, dove vai? No, non guardare. No, ma non devi andare allo specchio, perché si sono rotti tutti gli specchi prima, perché sono ingrassata in questo ultimo quarto d'ora, mentre tu dormivi, ho mangiato come un maiale, e sono ingrassata, mi sono guardata allo specchio, sono esplosi, mi dispiace, la mamma è diventata brutta. Ok, comunque, va bene, niente. So che mi avete tagliato i capelli. No, non è... Ma vai, uno... Ma no! No, basta, non devi farmi! Ehi, calma, adesso mantieni la calma, ma stai bene, eh? Cioè, hai solo un buchetto qua, ma stai bene. Ansia! Aspetta, perché lì c'è la forbice e vi fate male, state attente. No, ma comunque guarda, tempo un mesetto e crescono, eh. Ma comunque ci sono questi tagli moderni che si usano, un po' più corti, un po' più lunghi, un po' rasati. Dammi la forbice che è mia, questa, che poi ti rischi di far male. E quindi niente, boom. Domani devi andare perché ho pagato un sacco di soldi per... Vabbè, ma tanto i cavalli non ti conoscono, anche se ti vedono con i capelli un po' strani, fa niente. No, però dai, veramente, mamma mia, non sapete fare mai niente. No, ma guarda che il taglio è bello, Vane, non è vero che non sappiamo fare niente. Il taglio è carino, è bello, Anzi, quasi me lo faccio fare anch'io da Anastasia, ma tu sei una parrucchiera nata. Vabbè, io non vi rivolgo più la parola, ciao. Dai, Vane, non fare così, capita, non l'ha fatto apposta, lo sai che non è tanto a posto tua sorella. Dai, non ti offendere. Poi, e se ti tagliano tutti i capelli sei felice? Io sarei felicissima se mi rasassero i capelli, perché guarda, col caldo non c'è taglio migliore che un taglio rasato. No. Dai, su. Sì, mamma mia, però, mamma mia, non potete mai far niente, mai. No, dai, spegni state telecamere, Ma su, Vane, vieni qua, Vane, alzati un attimo. Dove è finita? La 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 la, è una ciocca finta. È una ciocca finta che abbiamo presa in giro. Ti ricordi quando hai finto di svenire in sauna e hai fatto spaventare me e tua sorella? Ecco bene, questa era la nostra vendetta. Quindi, la ciocca era finta, ti abbiamo fatto uno scherzo. Ma guarda, ma dai, ma secondo te tua sorella ti tagliava i capelli? Sì, probabile. Infatti. Adesso a dormire, che domani ci si sveglia presto. Stai ferma con questa forbice, che sennò ti taglio i tuoi ed è pericolosa. Non giocate mai con le forbici, che vi fate male. Dai, bimba. Vabbè, va. Andiamo a dormire da cavallo, così non li vedo più. Ecco, brava. Stai con i cavalli tu. Alzati. Ah, avete visto, ragazzi, che brutto scherzo che abbiamo fatto a Vanessa? Chi la fa l'aspetti, ma io glielo avevo promesso, il giorno della sauna. Avete visto il video della sauna? Se non lo avete visto, andate subito a vederlo. Comunque, il video finisce qua, perché domani bisogna alzarsi molto presto, perché Vanessa inizia il Grest e va a fare ippica. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate quel pollicione in su! Yeah!